Cari amici, bentornati in una nuova puntata di Minecraft con Kiria che dà fastidio come al solito. Ed eccoci qui con gli Eternal Love che vogliono innanzitutto ringraziare tutti quelli che ci seguono perché siete fantastici. O siete monaci tibetani e lo fate per espiare? Non l'abbiamo ancora capito bene. Allora, intanto finalmente vogliamo chiudere questo buco di fogna. Tu, Ok, amore, non siamo una televendita, non sei un DJ, datti un contegno su. Mi piace se ti muovi, mi piace se... Basta. mi piace costruire, mi piace. Allora, costruisci! Sì! Allora, intanto chiudiamo. Qui volevo poi fare un bel rosone, che dite? Un rosone, c'è cioè una grossa rosa maschio? Sì. Wow, com'è diversa da una rosa femmina? Ha più spine? Ma che cattiveria. Le usa per combattere con gli altri rosi? Sì, i rosi. I rosi. Le stupidaggini non iniziano mai a smettere, ma se siete qui Domanda sotto. per i nostri fan, qual è il vostro fiore preferito? Il mio sei tu. Amore. Mi. Allora, A me dopo. piacciono le A me piacciono. Boh. Se ti piace rose rosse, mi piacciono i fiori gialli. Non è che ci sia molto rose. di E a meglio a me le Minecraft. orchidee anche. Ok. Come lo facciamo? Sì, facciamo un L'anno rosone. scorso siamo andati all'Euroflora. È stupendo per chi ama i fiori, anche se l'età media è 70 anni, pare, comunque. Abbiamo camminato ininterrottamente Per per 8 ore. otto ore. E quando siamo arrivati a casa abbiamo messo le gambe a mollo e non ci saremmo più mossi di lì. Esatto. Poi ovviamente mi hai detto vai a cucinare. Mentre io Fastidio. sono rimasta lì a imbellettarmi, sai, quelle cose inutili che facciamo noi femmine. Appunto. Ma almeno non le facciamo. Cos'è st'idea della vetrata? Non so, la faresti tonda o solo così? No, Ah, volevi così, farla... se no, non, così sembra una croce, no, nel senso qua la tolgo. Senso, faresti che anche qui sotto è così oppure finisca lì? Per colpa tua, mentre guardavo, ho fatto un buco nella Cosa birt. dici? Proviamo Ma è carina, sì, farla tonda. a vedere come viene. Cioè, per quanto possa essere tonda una cosa in Minecraft. Naturalmente parlando. Ok, vediamo. E rompine poco vetro, che già ce l'abbiamo Cosa contato. dici? Caruccia, caruccia. Oh, fate l'idea che sia più o meno tondo. Ok, che sembra una croce, ma io non so cosa fare. Vabbè, La croce è da croce una rossa, croce quindi. greca. No, non è nulla, amore. No, no, ma non è che. No, è solo per dire che Minecraft Allora, non si sa. fanciulli, io avevo detto tempo fa che volevo andare a caccia di specore perché volevo fare il mio recinto di pecore E colorate. voi avete detto tutti non fatelo, se lo smettiamo e ci disiscriviamo. Bravi, anch'io mi sono disiscritto appena l'ha detto. Basta. E allora adesso voglio cercare di fare un bel posto pieno di pecore colorate in modo da potermi divertire alle loro spalle e alla loro lana. Dove le metto? Dove Dove voglio? vuoi? Mette non trovo giù una casa perché rompono Perché rompono? le scarpe. Beh, lo so, chi pecora si fa il lupo se la beve. Citazione. Vado a cercarmi della cobblestone. Qui. Dov'è qui? Vai dritta! Dall'altro lato. Se dico. Allora, a chi io dico vai dritta. Nel momento in cui glielo dico, lei si gira e va dove gli pare. No! Dov'è? Qui! Sono qui! Mi vedi anche nel tuo schermo! Lì, questa zona Ma che qua. tutti vogliono vedere il recinto di pecore colorate. No, io no, scappo! No, fallo più profondo, Ma così fallo escono. tu! Abbiamo una bellissima cava di cobblestone, tra virgolette, che possiamo usare. E a me serve un bel. Un bel po' di Oh! ferro sotto. Anche, anche. Ho trovato! Io scavo e tu dici. Ecco. Il ferro un po'. Ho trovato! Un po' ammaccato. Ecco, ci sta. Che brutta il nuovo gravel, lo ripeterò sempre. Non è No. per niente No, carino. davvero, non capisco perché. No, cosa aveva che non andava, eh? Cosa aveva? No, non l'ho capito cosa aveva. Jeb si è svegliato con le ragnatele tra i capelli. Che cosa aveva quella mattina? Io sono quello che sotto il letto langue. Ho 1000 denti e occhi rossi più del sangue. Sotto le scale io spappolo cervelli, dita come serpi e Jeb tra i capelli. Al di là che tra Jeb e Web, che vuol dire ragnatela, cambia solo una lettera, quindi penso che.
Cosa stiamo a dire, veramente? Se ci trovano quelli di Minecraft ci legnano. Ok, nanna, finalmente dormiremo con un tetto sopra la testa. Se, anche se non è qua, non è proprio finito, ma già... Cosa dici di mettere una torcia? Perché sai, non ci sono torce. Giusto, io illuminerei un po' l'ambiente, sai. Sai, non si sa mai. E poi dammene qualcuno anche per le pecore, che ho paura che mi si spavano i creeper dalle pecore. E vabbè, che sa mai. Non è carino poi trovarsi vabbè, le dai, dormiamo che è meglio. Le pecore al creeper non sono neanche... Ok. Nanna! Buonanotte! 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 Ah, non è più botte. Vabbè. Quali sono gli obiettivi? Perché non li stiamo dicendo più? Perché ora è costruire. Appena sarà finita la casa in modo abbastanza... Andiamo nel Nether. Via, basta. Esatto. Te ci fai troppi giri di parole che no, poi... No, abbastanza soddisfacente. Perché qui ci sarà ancora da migliorare un po', da fare qualcosina. Sono carine alla fine queste piantine. Magari le metterai ai lati più che lì, ma è un inizio. Il letto non so se sarà al posto giusto, ma vabbè. Allora. Non so se... Scusate la domanda, ma le pecore non salgono le scalapioli, vero? Sì. Come sì? Quante volte le vedi? Dice, un documentario sulle pecore. E i pecore, scendi da quella scala che si comincia? Ah sì, eh. Se facessi una sorta di cosa? Allora, vediamo cosa viene. Magari dice, fate schifo, che brutta casa. Ma quanto è che gli animali possono accoppiarsi? Quando ne hanno voglia e... No, non in quel senso, nelle prime versioni potevano già. No. Due stanno cercando di accoppiarsi senza chiedermi permesso. Ma non è che si accoppiano veramente, è solo che sembra. Si stanno andando addosso perché si dice che li hai chiusi in un buco 2x2. Non è che ci tengano più di tanto. E gliela allargherò un po', via. Oh, mi raccomando, mai mettere delle pecore nel prato perché ve lo rovinano, vi mangiano tutto. Mai portarsi la fidanzata in Minecraft che vi rovinerà ogni cosa. Basta. Ok. Che dice? Ti sembra carino? Magari lo sistemo. Molto caruccio. Eh? Molto caruccio. Buono. Bravo gattino. Buono, buono. Non mi dispiace. Ci mettiamo... Boh, qua e qua. Non lo so. E qui. Qua. Cuius. La domanda è come... Stanno provando a uscirmi le pecore. E a usarmi come trampolino è la cosa peggiore. Qua sotto dovrei chiuderlo con una porta o... Ops, per sbaglio mi sono fatta accoppiare due. E vabbè, falla accoppiare. Vabbè, qua... Con pecorino, mennaggia. Specola il pecorino. Non si può, credo. Aspetta, ci provo, ma... Vabbè, e ci potrei mettere delle scalette normali per salirci? Boh. Sì, perché no? Cioè delle scalettine tipiche così? Stupide quasi. Il pecorino mi si stava infilando dentro il muro per sparire. Ah sì? Vabbè, ci metterò delle scalette qualunque. Scusate se ogni tanto siamo un po' così, ma dopo tutto dobbiamo anche capire noi come fare la casa. Quindi un minimo di comprensione dataci. Ho cercato di salire su una pecora usandola come trampolino, ma non funziona. Stanno cercando di salire le scalapioli qua. No, veramente? Ma non posso! Stanno provando però. Queste pecore non sono più quelle di una volta, tranquille, lì che bellano, in pace, felici col prossimo. No, stai qui cercando di salire le scalapioli. Ok, in attesa di tempi migliori lo faccio così. Com'è? Carucchio! Mi piace. Devo fare così. In attesa di decidere lo facciamo così. Vabbè. Pum! Sento che ti fai male con tutto, eh! E anche cadere sul legno si fa male, sto cretido. Là. Qua è finito. Mi bastano pure i pezzi. Zeus! Come guarda, fai se attaccato nel nulla questo? Mamma mia, andiamo a vedere, chiudiamo la puntata e andiamo a vedere lei prima. Ok, direi che è carina. È una puntata, cioè, volevate un obiettivo, ecco, un obiettivo stupido, però l'obiettivo era accattare 16 pecore per fare quella... Che ci fa uno scherzo all'ombra dell'ultimo sole? Non è dove solitamente si assopisce il pescatore? Com'è? Molto carina. Se te è carino, così ci vuole più tetto a vedere, no? Lagga in un modo spaventoso! Come facciamo a presentare queste cose ai nostri... No, con quale coraggio, mi chiedo? Sì, veramente. Vi chiediamo scusa, non abbiamo i mezzi e i momentanei per garantirvi la massima fruibilità del prodotto. Ma cercheremo con prossimi emendamenti di ricreare una sorta di funzionalità maggiore per rendere più accessibile il godimento del nostro Let's Play. La ringraziamo per averci chiamato.
Buonasera. Ma io volevo chiamare per ordinare una pizza. E ora ti attacchi. Grazie per essere stati con noi, grazie a Lag per essere stato il nostro ospite d'onore. D'onore soprattutto, lo spenderemo appena giriamo l'angolo. E alla prossima puntata con gli Eternal Love. Ciao!